Thank you.
Grazie a tutti e buonasera e benvenuti alla Casa del Jazz, dove il jazz si può fare, così dicono, anzi si deve fare. Il maestro Sarra sarà d'accordo sicuramente, benvenuto Sarra. E dunque siamo molto emozionati, ciao Dario, è inutile dirlo perché suonare a Roma nella propria città dopo un periodo anche complesso non è cosa da poco, siamo emozionatissimi. Anche se tu non sei di Roma, però fa un certo effetto. Ok, è un piacere per noi di condividere il palco insieme, dopo diverso tempo passato così a pensare che cosa sarebbe accaduto. In realtà adesso ne abbiamo la conferma, cioè si sta ripartendo con il live. Vedo Fred, tu comprends che schiaccia lì? No, dunque c'est bon. Allora, sono contento di dividere il palco con il grandissimo Frédéric Nardin, per voi, da Parigi. Fred è un musicista incredibile, veramente fantastico, è appassionato anche di vini. T'aimes bien les vins? C'est lequel le vin che tu preferis? Bourgogne, c'est ma région. Bourgogne. Tu conosci Sara Bourgogne? Sì, è un vino molto amato anche da noi, è vero, è vero. Beh, lui è un musicista incredibile e ha collaborato con noi, con me, alla realizzazione di questo nuovo lavoro che si intitola Morricone Stories e che è un privilegio enorme per voi di poter, per noi, scusate, di poterlo suonare per voi. Come vi dicevo, sono a Roma, dunque non sto capendo più nulla, sono molto emozionato, chiedo scusa. Non che quando sono non emozionato capisco di più, però diciamo che volevo introdurre il più grande forse contrabbassista di tutti i tempi, vero? Sei d'accordo? Assolutamente sì, Daniele Sorrentino al contrabbasso per voi, grandissimo musicista, anche lui ha collaborato, come stavo dicendo, insieme a Fred alla realizzazione degli arrangiamenti di questo lavoro che, come dicevo, abbiamo avuto il privilegio di registrare qualche tempo fa in omaggio al maestro Ennio Morricone. È inutile dirlo, forse una delle cose più belle che questo secolo ci ha lasciati come eredità proprio di italianità, di musica, di quello che volete, insomma, Morricone perché lo sia la cosa più amata di tutti quando parliamo dell'Italia, vero? Però Daniele, in questo periodo che si è stati a casa, credo che tu ti sia appassionato alla pizza, giusto? Non a mangiarla, ma a farla. Esattamente, sì. Sì. Ha fatto una sola pizza, però, ma è venuta molto bene. La potete vedere su Instagram, è un disegno bellissimo, foto meravigliosa. E poi qui abbiamo un gigante della musica che noi ringraziamo perché è stato un po', diciamo, la guida di questo lavoro che abbiamo fatto, dando noi dei consigli veramente molto importanti. Il primo era quello di stare calmi, vero, dovevamo stare calmi. Dove eravamo a fare le prove? Grenoble, durante la prima volta che ci fu il blocco, poi ce n'è stato un altro, poi un altro, insomma è stato un disco molto molto sofferto. Comunque grazie a Dedè Ceccarelli alla batteria. Adesso per andare l'emozione passa, intanto grazie, siete numerosissimi e questo ci dà una gioia
immensa, vero Dede? Siamo contenti di vedere Roma piena di gente che viene, sono venuti per lui. Sì, pensiamo di sì. Grazie, grazie Ines. Adesso continueremo con altri brani. Nel frattempo vi ricordo che avete ascoltato Cosa avete fatto a Solange, che era il primo brano. Il secondo brano era Peur sur la ville, quello ovviamente con la discesa dell'elicottero di Jean-Paul Belmondo. Dans quel quartier c'était à Paris? 15e arrondissement. Oui. Au Grenelle. 15e arrondissement, per chi va là poi potrà verificare l'elicottero ancora lì dopo diversi anni. Poi abbiamo fatto La cosa buffa, che è un brano, forse non tutti si ricordano il terzo brano che abbiamo fatto, in un film che non tutti conoscono, anzi noi non lo conoscevamo, l'abbiamo scoperto per caso, abbiamo anche appreso che c'era addirittura Gianni Morandi come attore, questo ci ha fatto tanto piacere, soprattutto a Dede, vero? Ti piace Gianni Morandi, benissimo. E poi abbiamo fatto Verusca, un altro film forse non molto conosciuto, un thriller che abbiamo pensato di omaggiare appunto la musica con un certo ritmo, diciamo, latino. E poi Deborah Steam, che è un po' il film che tutti conosciamo, che c'era una volta in America. Adesso continuiamo con un altro brano che si intitola Metti una sera a cena. Dopo altri brani ve li presento mano a mano. Grazie per l'ascolto. Thank you.
Thank you.
Grazie a tutti, questo era il grande silenzio. Adesso continuiamo con un altro brano, particolare perché diciamo l'ho avuto in regalo dal maestro stesso in una serata a casa di amici, per la precisione Stefano Leali, un amico che ha organizzato un incontro nel 2007-2008 se non erro, dove ho avuto la fortuna di incontrarlo e dopo una chiacchierata così di un test diciamo che lui mi stava facendo quella sera, una persona molto simpatica, forse alcuni amici avevano parlato di me al maestro come Giorgio Rosciglione, come Italiano, tanti altri amici forse gli avevano fatto una testa un po' troppo su di me, che lui mi disse: va dai, sei tu Stefano Di Battista, dico sì maestro sono io, va. Vabbè insomma ce l'hai il sax con te, mi ha detto, io dissi sì ovviamente, mi ha detto ok, allora ti scrivo un brano, e calcolate che insomma è una cosa molto rara, direi forse mai accaduta, per cui quella sera io ebbi questo enorme regalo dal maestro e mi ha chiesto di suonarlo davanti a tutti, per cui lui ha scritto su un foglio di carta, che è questo manoscritto, così si può dire, è vero, è autentico, ce l'ho qua, un brano per me, è un piccolo miracolo del quale sono fiero, contento, non ho ancora realizzato l'importanza di questo dono, evidentemente anche adesso, però sono molto felice. E scrivendomelo ovviamente chi gli aveva parlato di me gli aveva detto che ero bravo, purtroppo, e lui me l'ha scritto tutto quanto molto acuto, e evidentemente forse era meglio non dirglielo perché arriva veramente al fan naturale, che non vi interessa, ma insomma ve lo sto dicendo perché mentre lo scriveva io lo guardavo con la coda dell'occhio per capire, dico, dove arriverà mai. Vedevo tutti questi tagli che, se vedete da parte, si vede anche un po' male, insomma. Ero molto emozionato e si è fermata all'ultima nota dello strumento, ovviamente. La cosa divertente è che quando lo abbiamo cominciato a fare, io da buon romano, lui lo era altrettanto, lo cominciai ovviamente un'ottava sotto, sperando che non se ne accorgesse. E infatti mi ha detto: Stefano, guarda, tu sei romano, ma sono romano anche io, mi ha detto, per cui fallo un'ottava sopra. E è andata così, insomma. Lo so. Ci ho provato perché era effettivamente alto. Comunque è un brano che noi abbiamo dedicato a nostra figlia, io e mia moglie, gli abbiamo dato il titolo Flora, che è il nome della nostra meravigliosa bambina, che adesso tanto più meravigliosa non è, ma non tanto per quanto è, ma perché ci risponde male sempre. Comunque, a parte questo, a 13 anni noi gli vogliamo bene e questo brano è dedicato a lei, ma soprattutto anche a tutti voi e a tutte quelle persone che magari pensano che ancora deve arrivare qualcosa di buono nella vita. A me è arrivato con questo brano, poi vabbè, tanti disastri subito dopo, ma comunque in realtà la vita è adesso, in questo secondo in cui sto parlando, per cui grazie di concedercela e di stare insieme, perché questo è il momento più alto della nostra esistenza sempre. Grazie a tutti, dopo questa stupidaggine lo suoniamo. Grazie a Maurizio Urbani, sento che c'è una sua voce in giro da qualche parte. Thank you.
Grazie a tutti, andiamo nella fase finale, direi l'ultimo brano. Aia. Mi ero dimenticato che mi faceva male la gamba. Allora, l'ultimo brano lo dedichiamo a Maurizio Urbani, che ci guarda da lì, dalla sinistra. Però Maurizio, questo è un brano con un titolo particolare, sarebbe Il buono, il brutto e il cattivo, ti ricordi, no? Dunque, questo è un brano particolare perché è stato fatto in un film, insomma, energetico, diciamo così, e con questo brano vogliamo chiudere questa bellissima opportunità che ci avete dato ad essere venuti qui ad ascoltare il concerto nostro, della musica del maestro, perché credetemi, vedervi qui è un'emozione incredibile. Io non mi sto neanche rendendo conto, grazie, di essere un sassofonista, lo capisco quando vedo gli strumenti, è veramente una cosa, un'emozione grandissima. Dunque, Dede, io lascio dire due parole a te su. Indicare il buono, il brutto, il cattivo di ciò che hai qui sul palco. Però ti prego, il brutto non è. Allora, abbiamo il buono, il brutto e il cattivo. Tutti bravi, perfetto. Allora, un brano modale, diciamo così. Grazie alla Casa del Jazz che ci ha ospitato, che ci ha invitati. Grazie al nostro staff del film, Emanuele alla fonica, ai tecnici che stanno qui, grazie di cuore. E speriamo, insomma, di vedere altri spettacoli, ma ne stiamo vedendo tantissimi. Io personalmente ho perso Rava qui alla Casa del Jazz, ma lo rivedrò, perché eravamo indaffarati a fare altro. Volevo ringraziare, fare un applauso al grandissimo Gegé Munari, che è qui da qualche parte. Gegé, dove sei? Eccolo, l'uomo che alza la mano domenica farà il compleanno, 87 primavera. Grazie di essere venuto, Gegé, anche se sei angolato ti amiamo lo stesso. Grazie, chiudiamo con il buono, il brutto e il cattivo. Thank you.
Thank you.